The Real Fight Talk Show è il podcast di Fight the Shield of Wrestling che ti aggiornerà ogni settimana sugli ultimi avvenimenti legati agli sport di combattimento, dalle mixed martial arts alla box, senza dimenticare tutte le altre discipline. A tenervi compagnia ogni giovedì a partire dalle ore 21 ci sarà Mirko Orlato che dispenserà analisi, opinioni e previsioni, lasciando anche lo spazio per qualche consiglio su quale fighter puntare e tenere d'occhio in vista degli eventi del fine settimana. Potete trovare tutta la raccolta delle precedenti puntate di The Real Fight Talk Show su fight.theshieldofwrestling.com e rimanere aggiornati con i nuovi episodi ogni settimana su YouTube, Spotify, Spreaker, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Giovedì 13 gennaio 2022 è la prima puntata dell'anno di The Real Fight Talk Show. Mirko Orlato vi dà la buonasera, vi dà appunto l'appuntamento con questa prima puntata di The Real Fight Talk Show, una puntata che sarà una puntata denominata Istruzioni per l'uso per un 2022 che potrebbe veramente mettere grandi colpi in canna nella promotion di Dana White. Quindi andremo con il nostro ospite che andrò a presentare a breve, andremo ad analizzare per ogni categoria di peso quelli che possono essere gli scenari qualora non vi fosse già un match calendarizzato. Andremo a capire quale sarà il campione che avrà più difficoltà nel poter mantenere la sua cintura, il suo titolo di campione per la sua categoria di peso. Affronterò questa tematica questa sera con un ospite. In realtà è un ospite tra virgolette, perché lui è parte integrante del progetto di fight.theshieldofwrestling.com. Lo vado a presentare subito e lo ringrazio per aver accettato l'invito. Saluto subito Fabrizio Giovagnoli. Ciao Fabrizio, grazie per aver accettato l'invito, come stai? Ciao Mirko, sto bene, grazie. Grazie a te per avermi invitato. Buonasera a tutti. Allora, prima di partire con l'analisi, con la carrellata peso per peso, io vi ricordo come sempre che il nostro podcast è visibile su YouTube e audibile su Spotify, Spreaker, TuneIn, Apple Podcast e Google Podcast. Allora Fabrizio, ci prepariamo a un 2022 che potrebbe riservarci veramente grandi colpi di scena. Potrebbe essere l'anno del ritorno col debutto nella categoria dei pesi massimi per il grande John Jones, che già nei massimi leggeri ha scritto la storia della categoria delle 205 libbre. Quindi io direi di partire con quello che è la categoria di peso massimo, quindi the heavyweight division. Per dire cosa? Per dire che c'è già un match in realtà che è delineato, un match che sarà il primo evento numerato del 2022, UFC 270, in programma non questo sabato, bensì il prossimo ad Anaheim in California. Ci sarà un main event e il main event è un main event di quello che promette veramente scintille. Perché? Perché Francis Ngannou, attuale campione dei pesi massimi, diventato campione a UFC 260 nel 2021, affronterà per la divisione, anzitutto per unificazione e per la prima difesa titolata, Cyril Gane, ex teammate e avversario del quale si parla un gran bene, un talento che diciamo che si può definire strano in termini di caratteristiche per la categoria di peso, perché è molto completo e dotato di un footwork veramente d'elite ed è una grande eccezione per questa categoria di peso. In attesa di quello che sarà il futuro di John Jones, che match ti aspetti a UFC 270 tra questi due colossi?
Il match è molto interessante, è anche una contrapposizione stilistica, perché come stai dicendo tu, stiamo vivendo un'epoca in cui secondo me i pesi massimi UFC, ma in generale delle MMA, stanno vivendo una transizione tra il passato e quello che sarà il futuro. I pesi massimi del passato erano atleti con poche eccezioni, abbastanza poco mobili, dotati di grande potenza, con poca stamina, poca resistenza e molta esplosività, e quindi molto spesso c'erano incontri che finivano per KO nelle prime riprese, ma con uno spettacolo anche a livello tecnico abbastanza limitato. Adesso Cyril Gane è sicuramente il capostipite di questa nuova generazione, anche Tommy Aspinall all'inglese, ci sono altri interessantissimi prospetti, stanno portando un atteggiamento differente, sono degli atleti a tutto tondo, nonostante la grande mole si muovono benissimo, hanno una tecnica molto completa, e quindi Cyril Gane direi che è un po' il futuro. Francis Ngannou è un po' più simile ai pesi massimi tradizionali. Lui è dotato di un'enorme potenza, è capace ovviamente di mettere KO chiunque. E tra l'altro è una persona, è un ragazzo abbastanza giovane dello sport. Lui pratica questo sport da pochi anni, ma è un talento naturale, fisico, e quindi c'è sicuramente una contrapposizione di stile. Mi aspetto un match sulle prime con molte fasi attendistiche perché i due si conoscono e si sono allenati molto spesso insieme. È emerso anche recentemente quel video dello sparring nella palestra di Parigi e quindi sicuramente avranno più o meno un'idea dei punti di forza o di debolezza dell'avversario. E rispetto a quell'epoca, come ha dimostrato anche nell'ultimo match, la rivincita con Stipe e Miocic, Francis Ngannou, secondo me, tra i due è quello che è migliorato di più. E credo che è quello che rispetto all'epoca in cui si allenavano insieme abbia fatto dei passi avanti più consistenti, anche perché partiva da un livello un po' più basso dal punto di vista tecnico. Ha aggiunto una buona difesa dei takedown, è più mobile, mu si muove di più con il corpo. E quindi quello tra i due che potrebbe rimanere un po' più sorpreso nel matchup sarebbe Cyril Gane. Però io mi aspetto comunque che Gunn possa avere la meglio, a meno che non venga messo KO dalla potenza di Gunn. Allora, Fabrizio, in questa categoria dove comunque dietro questi due grandissimi campioni ci sono due fighter come Miocic, che è stato a lungo campione di categoria dei pesi massimi, sebbene il suo regno sia stato intervallato dalla vittoria di Daniel Cormier a UFC 226, oltre a Miocic c'è Derrick Lewis, che è un fighter che però in occasione delle... cioè quando ha avuto la grande occasione ha steccato, non in ultimo, proprio contro lo stesso Cyril Gane. In questa categoria, colui che potrebbe realmente rompere le uova nel paniere potrebbe proprio essere Jon Jones. Jon Jones che ha fatto un lavoro di massa stratosferico. È un Jon Jones che ha già detto che in questo 2022 vuole tornare in ottagono. Ha messo gli occhi sulla cintura dei pesi massimi. La possibilità di diventare campione in due categorie di peso diverse, che andrebbe a cementare possibilmente quella che è la miglior definizione di greatest of all time. Quale può essere il ruolo di Jon Jones in questo preciso momento storico nella categoria dei pesi massimi? Allora, interessantissimo. Una delle cose, degli accadimenti più interessanti che si potranno verificare durante quest'anno. L'anno scorso è stato il primo da quando Jon Jones è in UFC, che non ha, dove non ha combattuto neanche un match, nonostante tutte le sue diatribe e vicende extra sportive. Dipende da che Jon Jones si presenterà, secondo me. Lui ha sicuramente le doti fisiche, atletiche, tecniche per portare qualcosa che gli altri pesi massimi non hanno mai affrontato. E la sua gestione del range, della distanza, la sua intelligenza tattica che è senza pari, è assolutamente capacità di adattamento all'avversario, completezza sia nello striking che nella lotta. E secondo me, se si presentasse il Jon Jones
motivato e appunto anche mentalmente che avevamo visto fino a qualche anno fa e potrebbe essere dominante anche nei pesi massimi. Fatta la tara della potenza che si troverebbe ad affrontare, ma John Jones si allena costantemente, storicamente si è sempre allenato con i pesi massimi e alla fine lo stesso DC Daniel Cormier con cui lui ha avuto un lungo feud nei massimi leggeri, era di fatto un peso massimo che era sceso tra i massimi leggeri e da quel punto di vista non credo che sarebbe molto in difficoltà. Però il John Jones degli ultimi anni che abbiamo visto nei massimi leggeri contro Thiago Santos e negli ultimi incontri prima di scegliere di passare ai pesi massimi, era un John Jones che è sembrato un po' appagato, meno motivato e più attendista, si accontentava di vincere ai punti, a volte andando vicino anche a perdere gli incontri. La speranza è che il passaggio nei pesi massimi gli riporti quella motivazione, quella scintilla che sicuramente negli ultimi anni aveva perso, secondo me, anche per mancanza di stimoli nei confronti degli avversari che si trovava ad affrontare nei massimi leggeri. E poi vediamo come gestirà questa massa ulteriore che ha messo. Perché ovviamente una delle sue armi era la rapidità e la capacità di movimento. Bisogna capire se la massa può averla in qualche modo inficiata o comunque si trasferirà anche nella categoria superiore. Comunque mi aspetto che possa fare molto bene. Allora, adesso abbiamo menzionato, hai menzionato la categoria dei massimi leggeri, quindi ricordiamo sempre agli amici di The Real Fight Talk Show la categoria che è al limite delle 205 libbre, perché dall'addio di Jon Jones, la cui ultima difesa era stata UFC 247 contro Dominic Reyes, con un verdetto definito da molti decisamente discutibile, una decisione unanime che premiò Bones. Da Anche quel per me è momento Jones non discutibile. ha più combattuto, il titolo è stato reso vacante e a UFC 243 è stato messo in vita al The Polish Power Jan Blachowicz, che ha sconfitto proprio lo stesso Dominic Reyes. Però il 2021 si è chiuso con un nuovo campione, con una favola, si può definire da libro cuore, il 41enne Glover Teixeira domina e sottomette Jan Blachowicz, diventa campione del mondo dei massimi leggeri e al di fuori dell'ottagono trova colui che è il futuro prossimo number one contender che si congratula con lui e tra virgolette abbiamo visto già un parziale face-off, sebbene non si possa parlare di vero e proprio face-off, con colui che è pronto a detronizzare il brasiliano e parliamo di Jiří Prochazka, un fighter opposto, diametralmente opposto a Glover Teixeira. Prochazka è si può definire tranquillamente un fighter fortissimo, dotato di uno striking variegato, potente e letale. È un classe 92, quindi ha ancora molto, molti anni davanti a sé e anche molti margini di miglioramento. Si va quindi a configurare una sfida tra il fighter ceco e l'attuale campione brasiliano in quella che è una sfida tra generazioni, perché Teixeira ha 41 anni, 12 in più del prossimo sfidante al titolo. La prima domanda che ti faccio è che match ti aspetti? E la seconda domanda è come già chiesto nei pesi massimi, se anche nei massimi leggeri può esserci la mina vagante, che potrebbe essere tranquillamente un Rakic o un Magomed Ankalaev. Allora, il match è sicuramente in questo caso addirittura, oltre che un confronto tra due generazioni, un confronto di stili, perché Teixeira nasce come grappler, il suo punto di forza è il Brazilian Jiu-Jitsu e comunque la lotta a terra, anche se poi negli anni ha affinato moltissimo anche lo striking ed è molto temibile anche nello striking. E invece Prochazka porta con sé uno striking eccezionale, molto particolare, che allena anche
con delle metodologie ispirate ai samurai giapponesi. È un atleta che vive una vita particolare e si allena in modo non tradizionale e che è molto difficile da gestire perché usa movimenti e colpisce da angoli e con tipologie di colpi veramente peculiari. E sicuramente, tra l'altro, tra i due Prohaska avrebbe un vantaggio a livello di rapidità, velocità e anche a lungo non indifferente. E bisogna vedere se io vedo tra i due favorito da tutti i punti di vista, a partire da quello anagrafico, Prohaska, però non è stato mai, o comunque noi nell'ambito di UFC non l'abbiamo mai visto ancora testato a terra. E Teixeira è un atleta che riesce a gestire anche colpi molto potenti, può incassarli e continuare a perseverare nella sua tentativo di portare a terra l'avversario, e una volta a terra è veramente molto pesante, ha un controllo del bacino e delle spalle eccezionale, riesce a tenere tutti a terra e poi portare la sottomissione o il ground and pound. Quindi immagino che la chiave di volta di questo match sia questo: vedere se Prohaska riesce a fermare i takedown di Teixeira, o laddove il takedown comunque dovesse accadere, avvenire, e riesca a difenderlo senza subire troppi danni. Laddove ci riuscisse, non vedrei molte possibilità per Glover, che come sai benissimo è uno dei miei atleti preferiti, che avevo votato anche come breakthrough, esatto, nei nostri award, breakthrough del cuore, pur non essendo ovviamente un prospetto. E io sinceramente non mi aspetto comunque che lui rimarrà campione alla fine dell'anno, perché anche gli altri contendenti in ogni caso sono molto pericolosi nella categoria, e probabilmente laddove anche riuscisse a fare una difesa vincente con Prohaska, cosa che io ritengo abbastanza difficile, potrebbe valutare in ogni caso il ritiro. E sì, l'hai nominato, per me la mina vagante in questa categoria di peso, Rakic ormai non potrei neanche più definirlo una mina vagante o un dark horse, perché comunque è un combattente molto conosciuto ormai, che da tempo è ai vertici della categoria. Per me è Ankalaev nell'ultima uscita contro Ozdemir mi ha molto colpito, è stato veramente dominante in tutte le fasi, ha uno striking eccezionale ed è fortissimo anche a terra. Ha tra l'altro notizia di oggi, praticamente di questa mattina, già il match con Thiago Santos prenotato, che ci dirà anche di più, perché comunque Thiago Santos, pur con tutte le sue problematiche, è sempre un avversario degno di nota, che ha messo molto in difficoltà anche John Jones. E io vedo lui favorito nel futuro come possibile contender rispetto a Prohaska o all'attuale campione. Allora Fabrizio, abbiamo fatto una prima analisi delle due categorie di peso più pesanti, adesso noi ci congediamo momentaneamente dai nostri ascoltatori per una piccola pausa. Mi raccomando, state sintonizzati, perché nella seconda parte abbiamo ancora tutte le categorie di peso della UFC da snocciolare, quindi da analizzare. Pubblicità, torniamo subito. Buonasera amici di The Shield of Sport, The Shield of Wrestling, sono Giulio Prosperi, ma vi ricorderete sicuramente di me, per qualcosa chiaramente. Cosa stavo facendo nella doccia? Stavo chiaramente leggendo i nostri magazine, numero 1 e numero 2. Perché li stavo leggendo sotto una doccia? Ma perché sempre è il momento e il luogo per leggere i nostri magazine che parlano di wrestling, MMA, sport, da combattimento, arti marziali, insomma chi più ne ha più ne metta, soprattutto ora che siamo pronti ad uscire con il nostro terzo numero, quello autunnale, quello che ci lancerà nell'Olimpo delle case editrici. E allora fate come me, andate a farvi una doccia e portatevi i nostri magazine. Resistono all'acqua questi? No, non ne sono sicuro, ma li proviamo subito. E ricordate una cosa: quando fate la doccia,
e svestitevi. Ciao! The Real Fight Talk Show, seconda parte, cari amici, di questa prima puntata del 2022, ospite il nostro Fabrizio Giovagnoli, con il quale andiamo e continuiamo l'analisi di questo 2022 che si prospetta per la UFC, un anno molto importante. Abbiamo parlato del possibile rientro di Jon Jones, pronto ad andare a scombinare i piani di Francis Ngannou e Cyril Gane. Noi però dal potere camerunese di Francis Ngannou parliamo di altri due fighter che incarnano il Black Power. Parliamo quindi della categoria dei pesi medi, dove il campione continua a essere Israel Adesanya, che regna e soverchia nella categoria delle 185 libbre. Israel Adesanya che adesso è atteso da un match che finalmente, dopo vari problemi e peripezie, è stato ufficializzato, come anche riportato dal nostro sito fight.theshieldofwrestling.com. Ci sarà il tanto atteso rematch contro Israel Adesanya. Israel Adesanya che, ripetiamo, ha sconfitto Robert Whittaker a UFC 243 per KO alla seconda ripresa. Un match che si può definire l'ennesimo, forse uno degli ultimi banchi di prova per Israel Adesanya, che ha avuto anche un breve trascorso nei massimi leggeri, dove ha sfidato, uscendo sconfitto, Jan Blachowicz. Dal ritorno dei pesi medi poi Adesanya ha sfidato il nostro Marvin Vettori, vincendo per decisione unanime, un match che non ha mai visto The Last Hellbender in difficoltà, o dove comunque veramente si è avuto la sensazione, la percezione che il titolo potesse passare di mano. Robert Whittaker è tornato dopo essere stato sconfitto pesantemente da Adesanya, è andato ad inanellare una serie di vittorie consecutive che lo ha visto superare Darren Till, Jared Cannonier e Calvin Gastelum. Un Robert Whittaker che nel frattempo ha ritrovato se stesso, ha ammesso che Israel Adesanya è entrato nella sua testa, quindi mind game ben riuscito da parte del fighter nigeriano, e adesso si prospetta un rematch dove l'esito, a mio modesto parere, è tutt'altro che certo, a maggior ragione se Robert Whittaker dovesse mostrare, e tuttora secondo me non l'ha ancora mostrato, di essere tornato ai vecchi fasti, dove secondo me i vecchi fasti sono rappresentati dai 50 minuti naturalmente divisi in due match, che lo hanno visto superare la bestia cubana che risponde al nome di Yoel Romero. Fabrizio, che match dobbiamo attenderci? Condividi quella che può essere la mia analisi sul fatto che il match non ha un esito certo? E soprattutto ti chiedo se questa categoria, che ha visto Adesanya sconfiggere praticamente tutti quelli della top 5, ad eccezione di Jared Cannonier, può avere qualche fighter che potrebbe essere la criptonite di Adesanya. Allora, e questo Whittaker-Adesanya è un match che hanno provato in tutti i modi a rimandare, perché questo è un match che nell'emisfero australe riempirebbe degli stadi, sarebbe un match da fare, avrebbero voluto farlo in un grande stadio del rugby di Sydney o Melbourne, perché è un peccato che questo non possa accadere. Sicuramente ha un fortissimo richiamo in quella parte del mondo, che tra l'altro è una parte del mondo che sta producendo dei grandi campioni e moltissimi prospetti in epoca recente, e quindi ha quel punto di interesse. Inoltre, ovviamente, Adesanya è uno dei vari campioni di origine africana e quindi porta avanti con grande orgoglio anche questa tipologia di messaggio, e tutti speriamo, visto che il pubblico non lo sa ma voi lo sapete, io vivo in Africa, tutti speriamo che prima o poi ci sia anche una UFC Africa, e però il Covid ovviamente rende tutto difficile. Come vedo il match? No, vorrei condividere il tuo ottimismo sul fatto che il match presenterà dei grandi spunti di interesse. Mi auguro che accada, ovviamente voglio pensare che il primo match possa non essere del tutto indicativo,
perché è stato veramente a senso unico. E credo che Whittaker debba riuscire a mischiare un po' più le carte e aggiungere più tentativi di lotta a terra nei confronti di Adesanya. Lui stesso ha ammesso che l'escursione fatta da Adesanya nei massimi leggeri e la sconfitta subita gli hanno un po' dato una guida, un punto di riferimento tattico da seguire per questo secondo match. E come tu giustissimamente hai già accennato, ha anche ammesso di aver molto subito il mind game di Adesanya, che in questo è veramente molto bravo, col suo fare ironico, anche molto strafottente, ma sempre abbastanza preciso. E nel primo match aveva molto subito questa rivalità Australia-Nuova Zelanda, che là è molto sentita, si è sentito caricato di questa responsabilità e adesso si sembrerebbe apprestarsi al match in maniera più a cuor leggero, insomma, con un'altra mentalità. Io mi auguro che riesca a mischiare un po' più le carte, che riesca a fare un po' più di transizioni tra lo striking e la lotta a terra. Se dovesse essere un confronto puro di striking, sì, mi sento di dire che Adesanya in questo momento è imbattibile da quel punto di vista nella categoria. E tra l'altro i due match con Romero che tu hai citato sono stati un po' l'apice della carriera di Whittaker, ma io temo che, come molto spesso capita a vari combattenti, possono anche averli tolto molto, perché in termini di dispendio di energie, danni subiti a seguito di quei match, ha avuto anche molti infortuni eccetera. A volte può capitare che un lottatore non riesca più a tornare quello di prima dopo essere passato da quel tipo di prove, e sono curioso però, perché effettivamente sembrerebbe essere l'ultimo baluardo nella categoria per far sì che qualcuno possa mettere in difficoltà il campione, che è uno dei campioni più dominanti. Ormai ha sconfitto quasi tutti i top contender due volte, neanche una. E quindi speriamo che Whittaker faccia una performance della vita e metta quantomeno in difficoltà Adesanya per fornirci un match interessante. Però io vero favorito il campione. Un Israel Adesanya che, tornando appunto al discorso del Black Power, probabilmente è quello che ha il trono di campione più saldo, perché abbiamo detto che Francis Ngannou è atteso da un match molto ostico, un puzzle difficile da risolvere, un rebus difficile da risolvere, che risponde al nome di Sirgan in attesa di John Jones. Nei welterweight Kamaru Usman ha fatto un po' quello che Adesanya ha fatto nei media, ha sbaragliato la concorrenza, sconfitto due volte Covington, sconfitto Burns, sconfitto due volte Masvidal. La seconda di queste vittorie è stato un qualcosa di straordinario, con il destro del Nigerian Nightmare, che ha steso Masvidal andando a infliggere così la prima sconfitta per KO in UFC a Cuban Jesus. E ora Kamaru Usman, in attesa di una probabile nuova difesa titolata contro Leon Edwards, ha davanti a sé, mediaticamente parlando, gli ultimi due scogli che potrebbero creargli dei problemi. Uno è quello dato da Vicente Luque, che tra i primi quattro è stato l'unico a non aver ancora avuto l'onore, ma anche l'onere di aver mai sfidato Kamaru Usman. E l'altro è un fighter che è all'undicesimo posto nei ranking di categoria, ma che molti vedono come fighter più che potrebbe più mettere in difficoltà Kamaru Usman. Stiamo parlando di Khamzat Chimaev, il fighter ceceno naturalizzato svedese, che in questo 2021 ha fatto vedere delle cose egregie, ha dato sfoggio di potenza sia in termini di striking che soprattutto in termini di grappling. Dopo aver cominciato nei medi è passato ai pesi welter, è rimasto nei pesi welter, ha letteralmente devastato Li Jingliang, che prima di quel match era il numero 11 della categoria. Ora guarda a un match contro un top 5, si sta parlando molto negli ultimi giorni di un accordo tra i due, parliamo di Gilbert Burns, numero 2 della categoria. Si è stato tirato in ballo, o meglio si è autotirato in ballo anche Belal Muhammad.
Però occorre veramente dire che Khamzat Chimaev in questo momento è il vero e possibile detonatore della categoria. Sì, allora ovviamente Usman insieme ad Adesanya e poi Volkanovski di cui parleremo dopo, non a caso sono i primi tre anche nella classifica pound for pound dei rankings UFC, sono i campioni più dominanti. E anche per Adesanya, ma ancor più per Usman, potrebbe esserci l'insidia del discorso che abbiamo accennato prima per Jon Jones, cioè il venir meno della motivazione. E Adesanya è stato un pochino meno attivo negli ultimi anni, mentre invece Usman è un campione anche molto attivo. Spesso gli capita di avere più incontri durante l'anno dei suoi contendenti, come ad esempio di Leon Edwards. E negli ultimi tempi, dopo la seconda sconfitta ai danni di Colby Covington, che sembrava essere colui che poteva metterlo in difficoltà, ha iniziato a manifestare la volontà di esplorare altre vie, anche per provare a guadagnare di più, quindi andare a boxare, cosa che UFC non gli permetterebbe mai di fare, ovviamente, finché è campione, o salire di categoria, con il problema però che Adesanya è un suo grande amico e quindi non vorrebbero incontrarsi. Quindi ecco, forse nel suo caso potrebbe esserci un pochino il rischio del venir meno della motivazione, ecco, e che potrebbe anche spingerlo a voler cercare altro. E il match con Leon Edwards si farà sicuramente, immagino. Leon Edwards lo merita, ormai è in striscia vincente da parecchio tempo, anche se rimane poco attivo. Non ha brillato moltissimo in quell'ultimo match con Nate Diaz, dove è stato messo in fortissima difficoltà nell'ultimo round, e quello gli ha fatto un po' calare le sue quotazioni. E, però quel match avverrà. Leon Edwards ha già perso con Usman, ovviamente, in passato, parliamo di molti anni fa, quindi erano due fighter molto differenti. Anche se onestamente sotto la guida di Trevor Whitman poi sembrerebbe essere Usman quello che è migliorato di più, perché ha aggiunto al suo grappling e al suo wrestling già di altissimo livello uno striking eccezionale, molto preciso e potente. E quindi è difficile immaginare che Leon Edwards riesca nell'impresa di detronizzarlo. E pur essendo Edwards un combattente molto completo, sicuramente valido. E quindi sì, rimane il grande hype, l'uomo del momento, no? E Borz, il lupo della Cecenia, e Khamzat Chimaev. E Khamzat Chimaev ancora è un grandissimo potenziale inespresso, ovviamente, perché tra l'altro purtroppo quando avrebbe dovuto combattere proprio contro Leon Edwards alla fine del 2020 si è ammalato di Covid. E l'ha contratto in una maniera anche molto grave, aveva addirittura valutato la possibilità di doversi ritirare perché la sua capacità polmonare e respiratoria sembrava fortemente compromessa, e quindi di fatto nel massimo della sua ascesa aveva battuto il record per il turnover più veloce, vincendo due incontri in 10 giorni, e ha avuto una battuta d'arresto di quasi un anno, però è tornato, ha dominato Li Jingliang, tra l'altro parlando con Dana White mentre lo portava a terra, quindi in Sì. maniera anche molto spettacolare. È lui l'incognita, è lui quello che tutti credono possa mettere in difficoltà il campione. Lo credo anch'io, ha un palmarès di lotta incredibile, tra l'altro dagli 86-84 ai 92 kg, quindi è un lottatore che potrebbe anche immaginare di combattere poi nei medi, cosa che ha già fatto, e quindi avrebbe anche secondo me la forza fisica per mettere in difficoltà Usman nel grappling, oltre che alla tecnica. E vediamo cosa farà contro un top contender. E sì, come dici, sembrerebbe che questo accordo sia stato già preso più o meno con Gilbert Burns tra i due a livello vocale. E poi c'è Vicente Luque. Vicente Luque è un lottatore che a me piace molto, è molto completo e purtroppo non è molto mediatico. E il giorno d'oggi è un grosso limite nella UFC, e quindi se ne parla molto poco, è molto spesso fuori dai riflettori. Tra l'altro, essendo grande amico di Burns, non ha potuto fissare quel match che avrebbe molto senso guardando i ranking, essendo uno il numero 2, uno il numero 4. Però è sicuramente un altro contendente valido, molto completo, sia a terra che nello striking. E quindi diciamo che sia lui che Chimaev potrebbero essere le due mine vaganti della divisione. Però ecco, un Usman concentrato nel pieno della sua motivazione, delle sue forze, a oggi rimane ancora dominante.
Andiamo invece adesso a parlare di 155 libbre, perché 155 libbre era una categoria che fino all'anno scorso, fino alla fine del 2020, associavi a Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov si è ritirato con un record di 29 vittorie a fronte di 0 sconfitte, è diventato campione UFC 223 sconfiggendo Laia Quinta. E dopodiché ha inanellato una serie di vittorie, quella ovviamente più famosa contro Conor McGregor, ma poi anche altre vittorie contro Dustin Poirier a UFC 242 e Justin Gaethje a UFC 254. Si è ritirato da campione, il suo titolo poi è stato reso vacante e il titolo è stato conquistato a UFC 262 da Charles Oliveira. Do Bronx, a fronte magari di una mascella che non è sembrata tutt'altro che inviolabile, è riuscito a sconfiggere sia Chandler nel match che appunto lo ha portato a vincere la cintura, che Dustin Poirier. Due primi round dove comunque lui ha rischiato decisamente, però dopodiché con Chandler nel secondo round, dopo 16 secondi, lo ha mandato al tappeto. Con Dustin Poirier nel secondo round ha preso le misure, ha cominciato a cucire il vestito, un vestito che è stato poi terminato al terzo round con una submission, una rear neck choke che ha portato Oliveira a vincere la sua prima difesa titolata. Charles Oliveira, oltre ad avere un BJJ d'elite, è un fighter che ha mostrato grandi miglioramenti nello striking, ha un ottimo clinch. Della fase lottatoria abbiamo ampiamente parlato. Questo per dire cosa? Per dire che lui attualmente è il numero uno. Il prossimo sfidante, meritocraticamente parlando, dovrebbe essere Justin Gaethje, in attesa di scoprire come andrà il match tra Beneil Dariush e il protégé di Khabib Nurmagomedov, ossia Islam Makhachev. In tutto ciò c'è sempre l'ombra fortemente mediatica di Conor McGregor. Allora Fabrizio, siamo passati dal periodo storico che vedeva tre grandi fighter contendersi la scena dei pesi leggeri, quindi Khabib, Conor e Tony Ferguson. Ora invece siamo in un'epoca dove c'è un campione che fino a 2 o 3 anni fa nessuno probabilmente a fronte delle, nonostante le grandi capacità, avrebbe scommesso qualcosa che è Charles Oliveira. E c'è tutta una serie di contendenti che, torno a ripetere, all'epoca di Tony Ferguson, di Conor McGregor e di Khabib Nurmagomedov, non erano fighter che potevano essere, che potessero sembrare accreditati a sconfiggere quei tre davanti. Però, è successo che il loro momento storico è passato e adesso si può dire che c'è grande competitività. Sì, sicuramente. E il paradosso di Oliveira è che è un campione che parte quasi sempre con gli sfavori del pronostico in qualsiasi match lui combatta. E probabilmente gli capiterà di nuovo anche contro Justin Gaethje, vedendo le previsioni dei vari bookmaker. E non riesco sinceramente a capire perché quello, come tu hai detto, è un fighter molto completo. Probabilmente questo è dovuto al fatto che lui è in UFC da tantissimi anni, combatteva prima nei pesi piuma e nel passato aveva dato dei segnali allarmanti in un paio di punti di vista. Sembrava appunto non avere delle capacità di incassare eccellenti e a volte quando messo in difficoltà tendeva a cedere e quindi ha incassato delle sconfitte che probabilmente non avrebbe dovuto. Però secondo me proprio i primi 2 round, il primo round contro Chandler e il primo round contro Poirier, hanno dimostrato che la problematica di essere colpibile e di ricevere molti colpi nelle prime parti dei match permane, perché comunque sia Chandler che Poirier sono riusciti a mettere in difficoltà e a colpirlo molto pesantemente. Ma quell'incapacità di incassare e la tendenza ad arrendersi è assolutamente sparita, perché anzi, ha dimostrato che c'è stata una maturazione, credo anche psicologica, e di grande fiducia nei suoi mezzi, e
in entrambi i casi ha saputo ribaltare quelle difficoltà e aggiudicarsi il match. Nel match con Poirier, addirittura anche dopo aver subito quell'offensiva, aveva comunque trovato la misura delle ginocchiate, del clinch sin da subito. Quindi secondo me in realtà quello che può sembrare una debolezza ha dimostrato la sua forza. Però certo, avversari come Justin Gaethje, che è uno dei colpitori più precisi e potenti della categoria, sperano che invece, essendo così colpibile nei primo round o nei primi due round, questo gli permetterà di avere la meglio. Ovviamente laddove poi il match dovesse arrivare a terra ci sarebbero poche speranze. E, io lo vedo come un campione potenzialmente dominante, a me piace molto, però ha questa problematica di venire molto colpito. Esatto, come tu hai accennato, su questa categoria di peso dei pesi leggeri aleggia il fantasma di Conor, perché comunque Conor rimane a tutt'oggi di gran lunga l'atleta che è in grado di garantire alla promotion i maggiori ascolti, le maggiori vendite di pay per view eccetera, e quindi sappiamo benissimo che UFC è un luogo in cui i meriti sportivi contano fino a un certo punto, ma poi è anche molto show business. E laddove lui tornasse e volesse sfidare il campione e il campione fosse d'accordo, e il campione è sempre d'accordo per i guadagni che Conor garantisce, probabilmente passerebbe avanti alla concorrenza. E quando rientrerà, quando sarà pronto per poter combattere di nuovo, tra l'altro sembra aver messo molto peso, addirittura paventava la volontà di combattere a 170 libbre, quindi nei welter, e quella è un'incognita. Quindi al momento lasciamola da parte. Io sono convinto che quando lui tornasse, chiunque lui volesse affrontare, lui affronterebbe, perché UFC funziona così. E l'altro Dark Horse, cavallo possibilmente vincente della categoria, è sicuramente Makhachev. È chiamato all'impegno non da poco contro Dariush, che però secondo me supererà, ed è una, per la sua tipologia di wrestling, molto simile a quello di Khabib, e quindi chain wrestling con grande aggressività, resistenza eccetera, sarebbe in grado di mettere in difficoltà sicuramente il campione, sono convinto, anche se poi sarebbe interessante vedere come Makhachev gestirebbe il jiu-jitsu di Oliveira a terra, che era un po' il tema tattico storico che tutti avrebbero voluto vedere con il Tony Ferguson nel suo prime, nel suo migliore momento, a terra con Khabib, ma purtroppo non abbiamo mai avuto modo di vederlo. E quindi le tematiche di questa categoria sono queste. È assolutamente possibile che Justin Gaethje vinca e diventi campione, ma io vedo favorito comunque Oliveira. Passiamo invece a un'altra categoria molto interessante, che è quella delle 145 libbre, perché, caro Fabrizio, come abbiamo raccontato anche su Fight, per un breve tempo, per un brevissimo lasso di tempo, abbiamo cullato finalmente l'idea di rivedere Volkanovski vs Holloway, quindi la possibilità di una trilogia che sembrava veramente pronta nuovamente a un terzo atto, quindi tra i due, laddove Volkanovski, ricordiamo che aveva detronizzato UFC 245 Blessed Max Holloway, dopodiché ci fu una seconda vittoria ancora di Volk. Sembrava tutto pronto per la trilogia, purtroppo Max Holloway è stato costretto a dare forfait. In molti c'è stata una corsa che, usando degli humor e dell'ironia, sembrava quella con la quale gli italiani si attrezzavano alla corsa alla farina o alle mascherine in tempi di Covid, adesso per sdrammatizzare un po' la cosa. C'è stata una lunga lista di potenziali contender, da Josh Emmett a Yair Rodriguez al Korean Zombie, che sembrava anche lui quello più accreditato. Sta di fatto che ad oggi Volkanovski sembrerebbe non avere un reale contendente numero uno. E qua ti faccio una domanda. In attesa del una possibile trilogia tra Max Holloway e Alexander Volkanovski,
Un'eventuale vittoria di Giga Chikadze, ricordiamo anche agli amici di Fight che finalmente sabato torna la UFC con main event Calvin Kattar versus Giga Chikadze. In molti danno il georgiano come possibile contendente al titolo in caso magari di vittoria fulminea ai danni di Kattar, ai danni del fighter di Boston. È una possibilità remota per te oppure pensi che ci sia uno scenario simile potrebbe essere nei piani di UFC? Allora, non so se può essere nei piani della UFC, perché come abbiamo detto prima, e poi sviscereremo un po' di più il discorso anche per i pesi piuma, UFC ha le sue dinamiche che non sempre riflettono il merito sportivo, ma laddove dovessero rifletterlo, assolutamente Giga Chikadze sarebbe meritorio, laddove soprattutto riuscisse nel main event della Fight Night di sabato a sconfiggere Calvin Kattar, che non è tra l'altro impresa così facile in maniera molto convincente, come è riuscito a fare con gli ultimi due avversari di rango che ha affrontato, Cub Swanson e Edson Barbosa, e assolutamente la sua candidatura sarebbe quasi irrespingibile, perché comunque parleremmo di un fighter che ha a quel punto una striscia vincente di 8 incontri consecutivi e tutti KO molto spettacolari, alcuni addirittura in pochissimi secondi, come nel caso di Cub Swanson. Nel caso di Edson Barbosa è andato vicinissimo addirittura a chiudere lo strangolamento per Anaconda a terra, dal quale poi si è divincolato Barbosa, ma è stato messo KO, insomma, l'arbitro è intervenuto 2 colpi dopo. E quindi anche molto completo Giga, secondo me, pur venendo dal kickboxing e quindi avendo uno striking di livello, nel tempo ha lavorato ed è diventato molto pericoloso anche a terra. Difende benissimo i takedown. Secondo me sarebbe un matchup stilistico molto complesso da affrontare per il campione. Anche perché è alto 1,83 m, è molto alto per la categoria. Volkanovski è uno dei più bassi, e quindi Giga avrebbe la possibilità di gestire l'allungo e il range, cosa che lui sa fare benissimo. Ovviamente è un maestro del kickboxing. Proprio per questi motivi, però, non mi sembra che il campione abbia molta fretta di affrontarlo. Quando Giga si è presentato come gli altri, come tu hai detto, alla corte per tentare di proporsi una volta che Max Holloway si è infortunato, è stato il primo ad essere rifiutato, dicendo: stai facendo combattimento per il quinto posto del ranking. Quando, secondo me, i fighter si rifugiano dietro al ranking, che di solitamente non conta mai nelle conversazioni, è perché vogliono avere una scusa per evitare. Ovviamente non sto dicendo che Volkanovski ha paura di. La paura non esiste, questi sono dei grandi campioni. Volkanovski è il numero 2 nella classifica pound per pound di UFC e non ha paura di nessuno, ovviamente. Però preferirebbe arti matchup stilistici, come ad esempio quello contro il Korean Zombie, che secondo me sarebbe abbastanza più abbordabile per lui come avversario. E comunque Calvin Kattar, tra l'altro, non parte sconfitto, solo non ha mai più combattuto da quella sconfitta ricevuta ai danni di Max Holloway, dove ha incassato È stato un centinaia di colpi. massacro. Centinaia, hanno battuto il record di colpi inferti per quanto riguarda Max Holloway, ma anche subiti per quanto riguarda Calvin Kattar. Probabilmente in molti si auspicavano che venisse fermato prima, e credo che abbia dovuto prendersi del tempo proprio per assorbire quel danno. E come abbiamo detto prima con Yoel Romero e Whittaker, non l'abbiamo citato, ma è successo anche a Tony Ferguson con Justin Gaethje. Ci sono degli incontri in cui un fighter subisce un ammontare di danni tale che poi tende a faticare a ripresentarsi come prima. Altrimenti Calvin Kattar sarebbe un pugile ottimo, è un grande striker, è un avversario molto resistente, quindi non lo do assolutamente per sconfitto, anche se vedo Giga favorito. Un altro che è stato assolutamente silenzioso, non si è per niente proposto, perché purtroppo manca anche a lui questa mediaticità, è Arnold Allen. Secondo me Arnold Allen è un altro combattente molto valido nella categoria, che potrebbe fare molto bene. Però qui c'è un altro fantasma che aleggia, come quello di McGregor nei pesi leggeri, è Henry Cejudo, perché lui, già campione
dei Mosca e dei Gallo, e ha espresso più volte la volontà di provare a diventare il primo campione di tre categorie della storia dell'UFC e vorrebbe prendere la palla al balzo per combattere contro Volkanovski. Non so se UFC vorrebbe, perché molto probabilmente in un caso di vittoria Cejudo, come ha già fatto altre volte, si ritirerebbe con la cintura, andrebbe a fare altro, quindi poi non sarebbe un campione attivo, però l'interesse per il matchup c'è sicuramente, e sarebbe molto interessante. Il wrestling di Cejudo non ha uguali, e potrebbe assicurare anche la sua rapidità. Volkanovski non è un peso piuma altissimo, enorme, quindi da quel punto di vista non ci sarebbe neanche una grossa disparità di corporatura, avrebbe i suoi spunti di interesse, quindi vediamo che cosa sceglierà la UFC. Oggi erano girate delle voci messe in giro da Ariel Helwani nel suo podcast, secondo le quali, per permettere al Korean Zombie, che comunque sarebbe l'avversario che il campione preferisce, e solitamente il campione tende ad essere accontentato, anche perché il Korean Zombie ha un buon seguito di pubblico, quindi potrebbe garantire anche dei buoni ascolti, e per permettere di recuperare completamente un infortunio alla spalla che ancora lo assilla, l'incontro potrebbe essere posticipato a UFC 273, mi sembra, quella la card successiva, però non c'è stata nessuna conferma da parte della promotion, e quindi vedremo che cosa verrà deciso. Molto interessante. Comunque sicuramente Giga Chikadze sabato ha una grande possibilità, perché laddove si imponesse in maniera perentoria sull'avversario, la sua candidatura diventerebbe importante. Allora, hai nominato Eri Cejudo è stato doppio campione nella categoria dei pesi mosca e nella categoria di pesi gallo, che sono le ultime due categorie maschili che ci restano in questa carrellata, in questa prima puntata di The Real Fight Talk Show, e pesi mosca e pesi gallo saranno anche protagonisti in questo inizio di 2022, con la trilogia che vedrà Brandon Moreno opposto a Davison Figueiredo in quella che sarà la sua prima difesa titolata, mentre invece per la categoria dei pesi gallo, che nella mia modestissima opinione è la categoria più interessante e più competitiva della UFC in questo preciso momento, categoria del pesi gallo che vedrà finalmente la resa dei conti, tra Aljamain Sterling e Petr Yan. Allora, caro Fabrizio, sono due match molto attesi. Quello di Moreno contro Figueiredo mediaticamente sembra che stia viaggiando a fari spenti, ma in realtà l'hype per questo match secondo me è molto alto, anche perché comunque l'esito è tutt'altro che scontato. Sembra invece che nella categoria dei pesi gallo Sterling, che non gode proprio dell'amore di molti fan e molti addetti ai lavori, viene dato come vittima designata nei confronti del russo, che al netto di quella, passami il termine, di quella cazzata che ha combinato nel loro primo match, fino a quel momento era saldamente in vantaggio. Cosa ne pensi di questi due match? Allora, parto dai Gallo, ok? Allora, se Oliveira è il campione che viene dato sempre per sfavorito, Sterling è il campione che nessuno considera campione. Sinceramente è in possesso di una cintura che ha ricevuto per squalifica di Peter o Piotr Jan, per quella ginocchiata mentre lui era a terra. In molti ritengono che abbia esagerato gli effetti, questo ovviamente non abbiamo elementi per dirlo, e poi si è dovuto operare al collo, eccetera, però sicuramente è una cintura che ha in prestito, e quindi questo match più che una rivincita sembrerebbe proprio essere una continuazione del match precedente per decidere chi veramente sia il campione. In questo momento sono convinto che il sentire comune
sia che comunque il campione Jan. Detto questo, comunque la cintura c'era Sterling. E prima del loro primo incontro, Sterling veniva da un periodo molto brillante, aveva sottomesso in pochissimo tempo Cory Sandhagen, e io lo vedevo favorito, perché secondo me il suo ground game e la sua capacità nel wrestling e anche nelle sottomissioni poteva, e la sua fisicità anche, che è abbastanza importante per la categoria di peso, avrebbe potuto mettere in difficoltà Jan. E quando di fatto si sono incontrati, Sterling è partito molto male, sembrava secondo me in preda a troppa pressione psicologica, quindi si è bruciato nei primissimi istanti del primo round, secondo round, provando a tutti i costi dei takedown che non sono riusciti, sembrava combattere con molta poca lucidità, e mentre invece Piotr Jan è un computer, anche nell'ultimo match meraviglioso, uno dei migliori dell'anno scorso contro Cory Sandhagen, ha dimostrato che, pur sembrando sempre un po' in difficoltà nelle prime fasi, lui in realtà studia l'avversario ed è capace di trovare sempre le contromosse giuste. E ha una resistenza fisica infinita, è molto completo, una grandissima box, ottimo difesa del takedown. Quindi, sulla base di quello che abbiamo visto nel loro primo incontro, sembrerebbe nettamente il favorito. Però Sterling ha le sue qualità e ha avuto la possibilità già di confrontarsi, immagino che non farà lo stesso errore. È stato a lungo inattivo, si è dovuto operare al collo, ha avuto una grande riabilitazione, mentre Jan è rimasto attivo. Quindi, ovviamente, questo potrebbe essere un fattore. E sono d'accordo con te, questa è una categoria che è molto competitiva, che ha grandi spunti di interesse. C'è un Jose Aldo che sta vivendo una seconda giovinezza, e Dominic Cruz, lo stesso, nel suo ultimo incontro, è stato molto. Ha avuto una prestazione molto positiva. Merab Divasvili, il georgiano che sta viaggiando un po' sotto i radar, ma sembrerebbe quasi imbattibile ultimamente, veramente molto molto resistente, con una grande stamina. Però l'incontro che tutti vorrebbero vedere è TJ Dillashaw combattere per il titolo con Sterling o Jan. In questo momento è ancora alle prese con la riabilitazione dell'infortunio subito contro Cory Sandhagen, un match tra l'altro che ha vinto ma non ha convinto, perché in realtà ha vinto basandosi molto sul controllo a parete, ma in alcune fasi era molto in difficoltà, ovviamente era al rientro della squalifica per doping. Mi auguro che possa riuscire a riprendersi, e il mio spunto di interesse per questa categoria nel 2022, dopo l'incontro tra Sterling e Jan, è vedere il vincitore contro TJ Dillashaw. E per quanto passiamo, vuoi dire qualcosa o passo subito ai Mosca? No, assolutamente. Io l'unica Ok. cosa che mi sento di aggiungere è che sono molto, molto curioso. Come detto, tu hai menzionato praticamente i più forti. Se quoto al 150% su Dvalishvili, che secondo me è colui che in questo momento è molto, molto sottovalutato. Anche qua c'è il Decisamente. discorso, secondo me, di mancanza di mediaticità. Ma Assolutamente. Dvalishvili è una macchina da guerra, soprattutto a terra, in una categoria dove comunque sì, Sterling ha mostrato un ottimo submission game, Jan è un fighter completo, ma Dvalishvili è una vera macchina da guerra. E tolto lui, bisogna vedere dove finisce la mediaticità e dove inizia il talento di Sean O'Malley, che è un grande punto interrogativo in questa categoria, e sono molto 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 curioso di vederlo in azione. Sean O'Malley è sicuramente una attrattiva a tutto tondo, indipendentemente dalle categorie di peso della UFC di questo momento. E tra l'altro lui è un personaggio che ha saputo costruirsi una sua notorietà e anche una importante fonte di reddito al di fuori della gabbia, sfruttando la sua visibilità. È molto attivo su Twitch come gamer, ha una sua linea di prodotti relativi alla marijuana, eccetera, che ovviamente negli Stati Uniti è legale, è un merchandising che vende tantissimo. Quindi è un ragazzo, oltre con uno striking eccezionale e molto spettacolare, anche molto bravo a gestirsi a livello di immagine. E da questo punto di vista è uno dei pochi personaggi che in questo momento ci sono nel roster di UFC.
amici, però per la sua stessa missione vuole provare a prendersela comoda, nel senso non vuole bruciarsi fino alla fine del suo attuale contratto, che mi sembra prevede ancora un altro due o tre incontri e quindi una eventuale rinegoziazione con una retribuzione più importante. Non vuole affrontare match da 5 round, non vuole affrontare i top 10, i top 5, ormai ci è molto vicino, quindi sarà difficile rimanere su questo proposito, però sicuramente è molto interessante, tutti si aspettano che faccia grandi cose, è sempre spettacolare. Va visto, lui ultimamente frequenta molto anche il mondo del grappling, partecipa a competizioni del grappling, quindi ha voglia di migliorarsi da quel punto di vista. Il suo allenatore, amico, mentore è un allenatore di Brazilian Jiu-Jitsu e va visto contro un eventuale grappler. E poi purtroppo, come è successo anche nella sconfitta con Chito Vera, e anche nella sua vittoria paradossalmente ottenuta nel secondo incontro, ha un po' di fragilità, ha avuto già due volte degli infortuni gravi alle caviglie, quindi è un ragazzo sicuramente con delle grandi possibilità ma anche con delle incognite, e questo anno dovrebbe essere sicuramente l'anno della sua maturazione, quindi ci auguriamo che metta da parte il suo proposito e provi a confrontarsi anche con una competizione un po' più di alto livello, ecco. Pesi Mosca, quanto hype c'è su Brandon Moreno versus Davison Figueiredo? Allora, secondo me, vorrei fare un passo indietro. Questa era una categoria che stava chiudendo, una categoria che per tantissimi anni ha avuto forse uno dei migliori artisti di arti marziali miste della storia, cioè Dimitrios Johnson, Mighty Mouse, che adesso combatte a One con alterne fortune, e spettacolarissimo, che faceva dei armbar volanti, finalizzava chiunque, compreso Seudo nel loro primo match, eccetera, ma sembrava non vendere, non fare ascolti, e Dana White aveva spesso considerato di chiudere la categoria. Secondo me quindi questa categoria deve molto a Davison Figueiredo, perché Figueiredo ha portato nei pesi più leggeri degli uomini, che quindi tutti contestavano in quanto senza capacità di KO, poco spettacolari, ha portato invece quella figura del fighter potente che mette KO gli avversari, ha di fatto terminato la carriera di Benavidez e quasi che incute timore, tra l'altro molto completo sia a terra che nello striking, sembrava destinato a un dominio incontrastato e ha riportato anche un po' di interesse nella categoria. E invece Brandon Moreno ha fatto un po' un miracolo, innanzitutto il suo miracolo è stata la crescita, perché non dimentichiamoci che Brandon Moreno dopo una prima esperienza in UFC ne era uscito ed è tornato a combattere nei circuiti regionali sudamericani eccetera, per poi tornarci totalmente trasformato, maturato come individuo, molto più completo. I suoi due incontri con Figueiredo sono stati due dei migliori incontri dell'anno, credo nel 2020 abbia rivaleggiato soltanto con quello di Joanna e Zhang Weili, e nell'anno scorso io la sua sottomissione ai danni di Figueiredo l'ho votata ad esempio nei nostri award come la sottomissione dell'anno, perché appunto ha sottomesso uno specialista del giudizio, e quindi comunque è un match sicuramente equilibrato, perché sono convinto. Figueiredo tra l'altro ha sostenuto che nel match precedente fosse infortunato, avesse avuto dei problemi di taglio di peso eccetera, taglia molto peso per riuscire a rientrare nei pesi in Mosca, quindi grande interesse, sono convinto che sarà un altro match molto spettacolare, due personaggi molto interessanti, molto rilevanti per il Sud America, che è un mercato che a UFC interessa molto. Moreno è il primo vero campione messicano, perché comunque Cain Velasquez era di origine messicana nei pesi massimi, ma era di fatto americano, quindi lui ha anche un grande seguito, si è allenato con Canelo Alvarez e ha moltissimi temi di interesse. Questa categoria di peso tra l'altro in questo momento ha molto talento, perché abbiamo appena visto Kai Kara Franz che ha sconfitto Cody Garbrandt in maniera spettacolare, Askar Askarov è un altro di quei lottatori che
viaggia sotto traccia, poco mediatico, ma un record di 13-0, sembra imbattibile anche lui, e ha già sconfitto i 2-3 contendenti sotto di lui nei ranking, e quindi lo vedo un po' come il possibile prospetto emergente nella categoria. Come stiamo vedendo in quasi tutte le categorie, i prospetti emergenti sono di origine est europea o sovietica, è il loro momento storico, sicuramente un po' il tema dell'anno sarà anche quello secondo me, e l'avanzata dell'est. E vediamo, vediamo, sono molto curioso, sono convinto che sarà, che ci sarà grande intrattenimento anche nei pesi mosca. Allora, abbiamo 5 minuti di tempo, 5, e li voglio spendere per farti 3 domande secche su le categorie di peso femminili. Allora, le domande sono: la prima è come pensi che andrà il rematch, qualora si dovesse fare, ma presumo proprio di sì, tra Amanda Nunes e Juliana Peña, con quest'ultima che ha letteralmente scioccato il mondo sottomettendo la campionessa brasiliana. Quindi parliamo di categoria dei pesi gallo, quindi 135 libbre. La seconda domanda è: in molti parlano di una possibilità di Valentina Shevchenko di salire di categoria e andare a sfidare o Julian Peña, che è stata già sconfitta dalla Shevchenko, oppure in alternativa una clamorosa trilogia con Amanda Nunes. Quindi quante possibilità dai ad una Valentina Shevchenko double champ? E l'ultima è nella categoria che ha visto più cambi di campionesse, che è quella dei pesi paglia, se vedi una Rosna Mayunas capace di instaurare un regno duraturo, o se pensi che ci sia qualcuna che è pronto a che sia pronta a detronizzarla. Allora, Amanda Nunes secondo me è una di quelle, di quegli atleti che non mi sento di assicurare che sia ancora attiva in UFC alla fine del 2022. Secondo me lei ha raggiunto un momento nella sua carriera e anche nella sua vita personale dove è fortemente appagata e ha difeso le cinture in due categorie diverse, e è diventata mamma e credo abbia anche guadagnato molto in questi anni, e secondo me tutti questi fattori sono emersi un po' nella sua sconfitta con Juliana Peña. Senza nulla togliere a Juliana Peña, mi sembra che la Nunes non abbia affrontato quel match con la dovuta concentrazione, con la dovuta presenza, probabilmente anche sottovalutando l'avversario, quindi per lei anche vale il discorso che abbiamo fatto un po' per John Jones nei massimi leggeri, un pochino per Usman, anche se in Usman è un po' più in potenza nei welter, cioè il discorso della motivazione, della voglia ancora di tagliare il peso, perché comunque lei deve tagliare per combattere nei gallo, e probabilmente l'onda della sconfitta nei confronti di Juliana Peña immagino la spingerà comunque a voler cercare una rivincita, vinta la quale potrebbe anche valutare il ritiro secondo me, altrimenti Valentina Shevchenko ha dichiarato senza false modestie che ambisce a raggiungere una sorta di intoccabilità come artista marziale. Nella sua categoria di peso mi sembra esserci già arrivata molto vicino, sinceramente sta sbaragliando la concorrenza con una facilità veramente disarmante. Decide lei se vuole vincere l'incontro a terra o in piedi, se vuole sottomettere un grappler o se vuole outstrike uno striker, sembra veramente giunta a un livello di maturazione, a una competenza tecnica che secondo me la pongono all'apice delle capacità tecniche e stilistiche tra tutti gli atleti UFC, ma uomini e donne. E un suo match con la Nunes sarebbe molto interessante, ma non so se la Nunes abbia veramente l'interesse a volerlo fare. E quindi io ce lo vedo Valentina Shevchenko che voglia provare a prendere anche la cintura dei gallo, e la vedrei anche capace di riuscirci indipendentemente da chi vincesse la rivincita tra Nunes e Peña. E come l'ha detto oggi anche Holly Holm, che senso hanno i pesi piuma femminili? C'è qualcosa di dietro oltre alla cintura di Amanda Nunes?
non lo so, e c'è anche qui c'è un piccolo spauracchio, un piccolo fantasma che incombe, che è Kyla Harrison, che è la free agent più ricercata del momento, che però taglia già molto peso per combattere a 155 libbre nel PFL, quindi una categoria che in UFC non esiste. Dovrebbe tagliare ulteriormente per andare a combattere nei pesi piuma femminile UFC, dove laddove non ci fosse Amanda Nunes la concorrenza è veramente molto limitata. Quindi io vedrei, e questo potrebbe essere l'anno del takeover di Valentina Shevchenko. Per quanto riguarda Rose e gli strawweight, ovviamente quelli sono, è la categoria di peso più interessante, c'è molta concorrenza, ci sono le brasiliane, c'è Marina Rodriguez, però Rose secondo me ha le capacità per essere una campionessa dominante, ha già sconfitto due volte Joanna, ha sconfitto due volte Weili, che erano due campionesse ritenute di valore assoluto, e ha sconfitto nella rivincita Andrade, che era sembrata un po' la sua nemesi. Quindi secondo me lei ha le capacità assolutamente tecniche per stabilire un dominio. Probabilmente la prossima avversaria sarà Carla Esparza, che l'aveva già battuta in passato, ma ovviamente Rosa ha fatto una grossa maturazione. Esparza ha un wrestling di gran valore che potrebbe comunque mettere un pochino in difficoltà, ma non la vedo capace di prevalere. Quindi secondo me quella categoria è interessante, sicuramente molto più combattuta delle altre, ma Rose potrebbe anche riuscirci. Il problema di Rose è che lei non ha una stabilità psicologica del tutto ferrea, a volte è molto motivata, a volte tende a perdere la motivazione o comunque a sviluppare delle insicurezze, eccetera. Quindi dipende sempre, bisogna un po' vedere che fighter si presenta in quel momento, in quella serata. Le sue ultime uscite sono state eccezionali. Allora, amici di Fight, amici di The Real Fight Talk Show, non potete dire che inizierete quest'anno senza avere un quadro chiaro della situazione in UFC. Io ringrazio per aver essere stato nostro ospite, per aver accettato l'invito, Fabrizio Giovagnoli, che è congedo. Grazie Fabrizio. Grazie, buonanotte. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima con una nuova puntata di The Real Fight Talk Show, e attenzione ragazzi, perché non ci sarà spoiler, però posso dirvi che c'è un fighter italiano molto molto famoso, molto quotato. Vi dico che combatte in Bellator, e con questo non vi dico niente perché praticamente manca solo il nome. Detto questo, buonanotte, grazie per l'ascolto, e ricordatevi come sempre che we are the Shield of Sports. Ciao.